Life is happy, but
We must merely make a start. Savannah, I'm coming on. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be.
For the people, for the land.
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah. Al mondo, basti pensare che ha più di 9 milioni di seguaci su Facebook e 4 milioni di follower su Instagram. Miss Universe è l'evento televisivo nel campo dello spettacolo più seguito al mondo. L'ultima finale, tenutasi in Thailandia, ha avuto un audience nei circa 100 paesi dove è stata trasmessa di 900 milioni di telespettatori. Miss Universo è nato in California nel 1952, organizzato dalla Miss Universe Organization, rilevato nel 2015 dal magnate ed attuale presidente degli USA Donald Trump e adesso gestito da Paula Schugart, che alla fine di agosto 2018 ha nominato Marco Ciriaci, un applauso, direttore nazionale di Miss Universo Italia. Miss Universo Italia, attraverso centinaia di selezioni che abbiamo fatto quest'estate e questi giorni stanno tenendo le finali che sono partite pochi giorni fa e termineranno l'11 di questo mese, ha il compito di eleggere la rappresentante italiana alla prossima finale mondiale che si terrà prossimamente, pensiamo, tra novembre e dicembre. Diciamo che in questi anni
L'Italia non ha mai vinto il concorso, classificandosi però due volte al secondo posto. Nel 1960 con Daniela Bianchi di Roma, famosa per essere stata pure la prima Bond Girl italiana. E nel 1987 con l'attrice e conduttrice televisiva napoletana Roberta Capua. La Miss Universe in carica è la romana Erika De Matteis, un applauso. Erika che vi porta i saluti, personalmente stamattina l'ho sentita, lei è molto impegnata perché sta preparando questo format fantastico che Marco Ciriaci e l'organizzazione del GF e di Temptation Island, dico bene Marco, ha messo su, perché le ragazze partiranno il 17 di agosto per Roma, nell'albergo più lussuoso di Roma saranno ospitate queste ragazze fino al 25 di agosto, e ci sarà un vero e proprio reality perché 40 di loro saranno selezionate tra le 100 finaliste, queste 40 resteranno lì e ogni giorno saranno monitorate H24 da 12 telecamere, e poi ogni giorno ci sarà un riassunto che potete vedere sia su Instagram che su Facebook di quello che è successo durante la giornata. Poi saranno ridotte in settimana, pensiamo giovedì 23 a 30, e queste 30 si giocheranno il titolo di Miss Universe Italy, quindi veramente un evento spettacolare come mai è accaduto. Facciamo un applauso a Marco Ciriaci che per la prima volta porta in televisione questa manifestazione su Mediaset, quindi veramente una cosa importante, perché Mediaset sapete tutti che è il canale più seguito a tantissime reti, per il complesso sono le più seguite in Italia, quindi veramente un grande colpo per Marco Ciriaci, per tutto quanto lo staff, perché queste ragazze avranno una visibilità assoluta, perché stare una settimana sotto le telecamere di Mediaset è un'opportunità unica, perché molte volte le ragazze pensano di essere belle, quindi è tutto concesso, invece quando si vanno a fare queste finali bisogna anche dimostrare di saper fare qualcosa, perché stare in televisione non ci sta così, bisogna saper fare qualcosa, quindi le ragazze che dimostreranno di essere più preparate saranno premiate, perché certamente avranno possibilità di partecipare a tanti programmi televisivi che ci sono sulle reti mensa. Anche quest'anno una mia creatura, Enza Botti, è stata protagonista di Ciao Darwin e tante altre ragazze che nel corso di questi 18 anni di esperienza che io ho fatto per i concorsi di bellezza hanno avuto successo, perché è semplice organizzare una serata del genere, però la cosa bella è avere successo, e il successo si ha se le ragazze le porti ad altissimi livelli, e devo dire che in questi anni ho portato altissime ragazze ad altissimi livelli. Ultimamente Serena Rossi è stata insignita del Nastro d'Argento per aver imitato Mimì a Sanremo. Un applauso a Serena Rossi che è stata brava sia come attrice che come modella che come cantante. Ancora Ludovica Frasca, che abbiamo visto 3 anni velina a Striscia la Notizia, ha iniziato con me. Chi posso dire? Raffaella Fico, che sul Lungomare di Sapri vinse la fascia di Miss Sapri e poi grazie a Marco Rioni è stata catapultata al Grande Fratello. Marta Di Matteo, che tutte le domeniche vedete tenere l'ombrellino a Valentino Rossi, adesso protagonista delle pubblicità della Monge, dei prodotti per motociclisti. Quindi è importante raggiungere i risultati, perché altrimenti le ragazze non vengono a sfidare col sottoscritto. E io in questi anni, quando ho iniziato tanti anni fa, mi prendevano per matto, perché per fare queste cose bisogna essere matti, bisogna essere, ho dimostrato, facendo soltanto questo nella mia vita, abbandonando la professione di avvocato, facendo solo questo, di raggiungere i risultati. E finalmente il mio sogno di bambino si è coronato, perché per me fare Miss Universo è come essere il Presidente della Repubblica o il Papa, perché è l'aspirazione mia massima, perché io che faccio queste cose so che Miss Universo è il massimo. E io ho promesso a Marco Ciriaci, ci siamo presi insieme, che nei prossimi 5 anni porteremo il titolo in Italia e faremo e rispolveremo la bellezza italiana, perché è assurdo che io non vedo più top model calcare italiane, calcare le passerelle internazionali, e qui dietro sicuramente abbiamo qualche ragazza che ha
avrà successo, perché io ci ho intuito e stasera vedete delle belle ragazze e qualcuna di loro sicuramente dimostrerà nei prossimi anni il proprio carisma. Va bene? Allora siamo pronti, però prima di iniziare facciamo arrivare la corona con la musica di Madre Natura. Arriva la corona. Parte la musica, facciamo partire la musica di DJ Massanova. La tofa, dai banchi. Facciamo un applauso. Facciamo un applauso a Sara, perché lei è Miss Cilento 2018, baby, e stasera mi ha fatto la sorpresa, mi ha portato la corona che indosserà la Miss che stasera vincerà la serata. Da quanti anni sono che sfili? 2 mi pare, no? Sì. Più o meno. Lei, quanti anni hai? 7. Che classe fai? La prima. E dimmi un po', qual è il tuo colore preferito? Il rosa. Rosa, vesti di rosa. Bene, allora io mi prendo la corona, consegnami la corona e ti fai un'altra passerella. Passerella! Ringraziare il dottor d'aiuto Marcello che stasera ci ha concesso questa bellissima struttura, perché la serata era prevista da un'altra parte, in 2 giorni l'abbiamo postata qui, quindi ringrazio tutti i giurati che hanno accolto la mia richiesta, appunto l'avvocato d'aiuto Marcello, presidente della Fondazione Alari, un applauso, in rappresentanza dell'amministrazione comunale Renata Di Genio, che stasera ci farà vedere i suoi abiti, perché lei è anche una stilista e c'ha un atelier a Via Ponte di Casalvelino, un applauso. Giovanni Chirico, imprenditore, io dico al mio amico Belisario che sta lì, lui fa le mozzarelle, quindi ti porterò domani da lui, perché Fashion Design, che stasera ho potuto invitare perché ho visto dei suoi abiti veramente molto belli. Otello Sinforoso, un applauso, l'ultimo amico che ho conosciuto in questo tour, official promoter di Miss Universe, veramente in questa era di social network, di Facebook, Instagram, lui ancora fa pubblicità come il 1900, prende la locandina, la secca, però le attacca tutte, grazie Otello, un piacere averti conosciuto. Gaetano Stefano, Tecla Arredo. Belisario Mauro, musicista, attore, uno showman a 360 gradi. Ancora Costabile Lo Schiavo, operatore turistico di Capaccio Festum. Il dottor avvocato Simone La Vecchia, direttore della TV di Guendalina, canale 68, la TV del territorio, veramente una televisione che si vede ovunque, perché si vede in provincia di Salerno, si vede in Basilicata, si vede in Calabria, veramente porta il nostro territorio ovunque. E poi sono felicissimo stasera di averla in giuria, Emeriziana Sinagra, giornalista e insegnante di latino e greco. Poi la mia cara amica, esperta di moda e tendenze, Ilaria Liguori. E anche una running. E quindi abbiamo presentato un po' tutti quanti. E poi eccolo qui, perché adesso è seduto con la sua fidanzata,
direttamente dalla corrida di Carlo Conti, Pasquale Lillo, che dopo lo vedremo qua sul palco, non so se avete visto quella puntata, lui è sia un baritono che un tenore, dico bene, quindi il maschio e la femmina, il doppio volto, quindi abbiamo qua e dopo lo vedremo sul palco. Le ragazze sono pronte per la gara, la giuria esprimerà un voto da 1 a 5 per l'uscita in costume da bagno e poi un voto da 1 a 5 per l'uscita in abito da sera. Ho 20 anni, nella vita ho studiato lingue, inglese, spagnolo e francese e sono una giovane imprenditrice e sono qui nel comune di Omignano e l'azienda si chiama Cilento Friuit, ci occupiamo io e la mia famiglia di congelazione, surgelazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e stasera sono per voi il numero uno. Sono Sofia Maria Luttrimarco, ho 20 anni e vengo da Buccino, provincia di Salerno. Sono campana ma da 2 anni studio a Roma e infatti nella vita sono una studentessa di giurisprudenza. Ambisco a un futuro in magistratura ma il mio sogno nel cassetto è quello da sempre di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Concorro stasera con il numero 2, grazie. Ho 19 anni e sono della provincia di Avellino. Nella vita lavoro, nell'attività di famiglia
e contemporaneamente studio scienze statistiche attuariali e questa sera concorro con il numero 3. Studio scienze della comunicazione e impresa a Fisciano e amo praticare sport, infatti sono istruttrice di Aikido, arti marziali e istruttrice di Pilates. Grazie. Sono Teresa, ho 18 anni e vengo da Sant'Arsenio. Ho frequentato il liceo Coreo di Castellerno e sono entrata grazie a questo liceo in una compagnia regionale del MIUR di danza che mi ha dato l'opportunità di danzare con Roberto Bolle a Napoli ed è stata l'esperienza più bella. Sono di Castellammare di Stabia, una città in provincia di Napoli. Nella vita sono una studentessa universitaria, mi sto per laureare in mediazione linguistica e culturale, in inglese, francese e tedesco. Oltre ciò sono diplomata in danza classica e moderna e attualmente ho finito il mio terzo anno di cinematografia, che è la recitazione è la mia più grande passione. E questa sera per voi sono la numero 6. Grazie mille. Thank you.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Vengo da Laurino, in provincia di Salerno. Ho frequentato il liceo socio psicopedagogico. Nella vita lavoro e amo ballare. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia Del Regno, ho 18 anni, vengo da Montoro, un piccolo paese in provincia d'Avellino. Nella vita studio, mi sono diplomata da poco e mi sono iscritta alla facoltà di economia. E la mia più grande passione è la ginnastica ritmica. Infatti da ben 9 anni pratico questo sport. Grazie mille. Questa sera concorro con voi, con il numero 8. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never... Mi chiamo Anisia Cervone, ho 18 anni, vengo da Casalbenne Marina in provincia di Salerno. Ho appena terminato il liceo scientifico Leonardo da Vinci e penso che a settembre andrò all'Università di Bologna a biotecnologie. Grazie.
vengo da Roma e stasera concorro con il numero 10. Ho 17 anni e vengo da Pagani in provincia di Salerno. Sono una studentessa di lingue straniere e da ben 10 anni studio danza, latinoamericano, hip hop e moderno. Da ben 2 anni a questa parte partecipo a concorsi di bellezza, ho diversi sogni nel cassetto, tra i quali appunto laurearmi in lingue straniere, diplomarmi in maestra di danza appunto e perché no lavorare nel mondo dello spettacolo. Stasera concorro con il numero 11. Vengo da Minore, ho 17 anni. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
la vincitrice di questo concorso fantastico. Vorrei sul palco Marco Ciliegi per una foto.